Buonasera. Domani i capigruppo del Consiglio Comunale di Sarzana saranno impegnati in una videoconferenza e si occuperanno anche del caso Jacopi. Emilio Jacopi, come sapete, è il consigliere comunale della Lega che periodicamente fa parlare i giornali per le sue sortite che definire sopra le righe è un generoso eufemismo. L'ultima l'ha sparata il 25 aprile, giorno della Liberazione. Ha condiviso sulla propria pagina Facebook la foto del cecchino, protagonista del film American Sniper, che punta il fucile contro chi canta Bella Ciao dal balcone. Uno sfregio alla Liberazione e ai suoi valori che hanno scatenato una ridda di reazioni indignate. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha annunciato l'avvio di una inchiesta, essendo Jacopi un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri. Ma anche i partiti del centrodestra hanno preso le distanze dall'intemperante consigliere leghista, giudicato imbarazzante e riprovevole persino dalla senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, che però ha stigmatizzato, e ha ragione, dobbiamo dirlo, anche i commenti truci e violenti contro Jacopi comparsi sui social in questi giorni. Emilio Jacopi non è nuovo a iniziative e dichiarazioni sconcertanti. A fine agosto condivise il post che dava del traditore al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e recentemente, deluso dalle trattative europee per sostenere le economie messe in ginocchio dall'epidemia, aveva scritto che i tedeschi e gli olandesi andavano bombardati. Proprio così, andavano bombardati. Sempre lui, lo scorso anno, aveva suggerito l'apertura di un quartiere a luci rosse nel centro di Sarzana per rilanciare il commercio in crisi. Ogni volta Jacopi si era difeso dicendo di aver commesso una leggerezza e aveva chiesto scusa a quanti si erano sentiti offesi dalle sue parole. Questa volta però sembra improbabile che possa cavarsela con qualche censura. Anche il commissario regionale della Lega, Edoardo Rixi, ha annunciato provvedimenti nei confronti del consigliere, che sta facendo perdere la pazienza anche al sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e ai suoi colleghi di maggioranza, i quali l'hanno invitato a non frequentare più i social e a limitare l'impegno politico all'assemblea elettiva. L'aspetto più sconcertante dell'ultima sortita di Jacopi, quella del cecchino, che spara su chi canta Bella Ciao, è constatare come il 25 aprile resti purtroppo una giornata divisiva e non un valore fondante condiviso dalla nostra democrazia, che garantisce, ricordiamolo, la libertà di tutti, compresa quella di dire delle scempiaggini, come capita spesso a Emilio Jacopi. Buona serata a tutti.